Vediamo allora adesso l'aspetto più pratico, più progettuale, no? Cioè che consiste nel riuscire a trovare il mapping tra, no, l'obiettivo di interazione dell'utente, cioè ciò che l'utente vuole fare, e qual è il modo migliore di suggerirgli come farlo. Quindi non sono regole. Non sono leggi, io le ho chiamate linee guida di progettazione dei mock-up, perché sono dei criteri che ci aiutano nello scegliere. Ad esempio, se nella prima colonna ho indicate alcune tipologie di interazione, quindi scegliere tra alternative che sono mutuamente esclusive, oppure selezionare delle alternative che non sono mutuamente esclusive, quindi sono compatibili l'una con l'altra, oppure selezionare o inserire type, no? Digitare un valore in un campo testuale, oppure selezionare un valore in un intervallo di valori possibili. Queste sono quattro delle principali azioni che l'utente si può trovare a fare, che noi vogliamo offrire all'utente. La seconda e la terza colonna ci danno un'indicazione su qual è il modo migliore di realizzare quella funzionalità. In generale, c'è cioè la seconda colonna, best control, oppure nel caso in cui abbiamo poco spazio. In caso in cui nella videata vogliamo occupare poco spazio, o per dargli meno importanza, cioè anche se ho molto spazio ma quell'oggetto lì non voglio che ne occupi molto, oppure perché magari sono su un dispositivo limitato, quindi ho poco spazio in generale, ho lo schermo piccolo, e quindi posso ottenere lo stesso effetto usando un numero di pixel minore, una superficie minore. E quindi dice, se io devo fare una scelta tra alternative esclusive, si usano i radio button, non come fa Word, come fa OpenOffice. Oppure, se ho lo spazio limitato, allora posso avere un menu a discesa, drop down menu, che quando lo clicco si apre, e poi si può richiudere. Oppure non si usa più tanto pop-up list box, un'alternativa in cui clicco su una voce, mi compare in sovraimpressione una finestra con un elenco selezionabile, seleziono una voce e questa finestra si chiude. Però oggigiorno è molto più usata la tendina a discesa che non il pop-up che si apre di fronte. Quindi queste sono le scelte. Un insieme di voci mutuamente esclusive o radio button che occupano più spazio o una tendina. Entrambi svolgono la stessa funzione. Se invece le scelte sono compatibili tra di loro, quindi una non deve escludere l'altra, uso delle checkbox. L'alternativa a spazio limitato sarebbe un oggetto che non ha mai funzionato bene, che sarebbe la list box a selezione multipla. Una list box è come questa. Dov'è? È questo elemento qui, la list box. Una box con una lista dentro. Normalmente le list box sono a selezione singola, seleziono una voce. Quelle a selezione multipla permettono, una volta che ho selezionato una voce, di selezionare una seconda, una terza e così via, mantenendo selezionate quelle precedenti. Non sono, diciamo, cognitivamente più complesse da utilizzare queste cose. Tendenzialmente in una certa versione di browser, per applicazioni web e di sistemi operativi, per selezionare più di una voce bisognava tenere premuto il control mentre facevate clic sulle voci successive alla prima. Però questo, se ti scappava per una volta un clic su una delle voci senza avere il control premuto, ti cancellava tutte le altre e dovevi ricominciare da capo. Quindi un meccanismo abbastanza antipatico. Quando si vogliono fare al giorno d'oggi oggetti di questo genere, si tende ad avere una list box con a fianco di ciascuna voce una piccola checkbox. Quindi alla fine si ricade nelle checkbox, per me è esplicito, è facile da selezionare o deselezionare. Se ho poco spazio, anziché mostrartele tutte, te le mostro all'interno di un elenco e quindi puoi navigarti all'interno dell'elenco. Ma in generale questo tipo di funzionalità
funzionalità, cioè la scelta tra più alternative compatibili tra di loro, non incompatibili, a spazio limitato, non c'è un... diciamo così, quando possiamo cerchiamo di evitarla, no? Perché non c'è una soluzione facilmente utilizzabile che dia un carico cognitivo basso all'interazione. Selezionare un valore da un elenco oppure inserirlo, beh, potrebbe essere un insieme di valori, se ho dei valori predefiniti, oppure un valore nuovo, potrei avere dei radio button col campo altro, altrimenti, oppure specificare. Oppure più facile e meglio invece la combo cosiddetta. Una combo box è una combinazione di una casella di testo con una list box. È esattamente questa. Questa, qui ho due elementi, uno è una casella di testo e sotto ho una lista. Questi sono due elementi che potrei usare separatamente. Quando li uso congiuntamente, a modo di combo, combinazione, combo è l'abbreviazione di combinazione, io ottengo la possibilità sia di scegliere una voce dall'elenco, sia di cominciare a scrivere e quindi filtrare le voci dell'elenco, sia anche di scrivere qualche cosa che non sia in elenco. Ma quindi mi dà tutte le possibilità, mi permette di scegliere sia una voce presente che una voce nuova. Il passo successivo rispetto alla combo è la combo scomparsa, che quando non sto scrivendo dentro quella casella la lista non c'è, non compare, che è tipico delle interfacce di suggerimento. C'è una casella di testo nuda, semplice, ma quando c'entro dentro e comincio a scrivere compare una lista delle possibili voci che potrei inserire. Combinazioni di questo genere. Questo serve per inserire del testo aiutandosi anche con degli elenchi. In questo caso sono preferibili le alternative del secondo tipo, che tra l'altro occupano anche meno spazio rispetto a dei bottoni che ti invitano a scegliere una di quelle voci oppure inserirle una nuova. E allora poi mi devo chiedere se l'utente inserisce una nuova, lo devo mostrare di nuovo, lo devo inserire tra le alternative proposte, sì, no, in realtà non di facile, di gestione non trasparente. Impostare un valore in un range di valori possibili, qui c'è l'idea dello spin button, quindi della rotella che gira se ho spazio, oppure c'è la semplice casella di testo. Se devo selezionare la dimensione del font, posso scrivere 12 in una casella di testo oppure scegliere 12 da un elenco di valori possibili. Alla fine l'effetto è simile, il risultato ovviamente è lo stesso, perché ho un range di valori possibili predefiniti. Questo se vogliamo come criteri generali. Poi però si entra nello specifico. Ad esempio, sì, bravo, radio button, ma se ne ho 35 di scelte possibili, metto 35 radio button? Conviene? Se ne ho due, solo due, metto radio button oppure metto un bottone che può essere on-off? Che ha lo stesso effetto semantico di due bottoni mutuamente esclusivi. Allora, ci sono dei casi particolari che vanno un po' a raffinare questa che è l'impostazione generale, no? Ad esempio, io qua ho trovato su un libro questa serie di linee guida, che ce le danno sotto forma di algoritmo. If use, cioè se si verifichino queste condizioni sulla sinistra, allora usa i controlli che sono sulla destra, con anche i micro esempietti. Se le alternative sono esclusive, qui siamo nel primo caso di quelli che abbiamo visto prima, i dati sono discreti, non un valore continuo, non un numero reale, ma un numero intero, oppure un valore, no, stringa, eccetera. Si prestano una buona rappresentazione verbale. Posso dirlo il dato. Se fosse una coordinata longitudine e latitudine, non ricade in questo, no? Non è né discreto né facilmente verbalizzabile. E sono in numero limitato, queste sono le quattro condizioni entro cui ricade tutta questa slide. Allora, vediamo un po' i vari casi. Se non è mai necessario il type entry, cioè se non è mai necessario inserire un valore nuovo, e il contenuto non cambia mai, quindi le alternative possibili sono sempre le stesse, non se ne aggiunge una domani,
e ho sufficiente spazio, allora uso radiobatto. Le alternative sono da 2 a 8, quindi sufficiente spazio, massimo 8 bottoni, occupano un certo spazio, ma comunque è tollerabile. Ma le opzioni, perché content can never change? Perché dopo un po' l'utente si abitua alla posizione delle voci. E quindi non devono aggiungere nuove voci sopra, sotto, davanti, in mezzo, perché altrimenti non riesco a sfruttare la memoria visuale degli utenti. Se invece, cosa cambia dalla prima alla seconda possibilità? Non ho abbastanza spazio, cambia solo la terza condizione. Quindi vedete che le prime due righe sono uguali, la terza è diversa. Non ho abbastanza spazio. Allora, se non ho abbastanza spazio, uso la list box. Questo l'avevamo già detto prima. Oppure, le altre due sono i casi in cui ho bisogno di inserire type entry may be necessary. Quindi l'utente deve poter inserire dei valori che non sono che anche non sono in elenco. Allora, in quel caso si usa o una combo box, se ho sufficiente spazio, area di testo più lista, oppure una combo box a scomparsa. L'unica differenza tra queste due è che quella di sotto, nel momento in cui non viene usata o non viene premuto questo bottoncino qui, la parte sotto non è visibile. Quindi compare solamente la casella di testo, il resto compare su richiesta. Questa è una combo box normale, sempre presente, e basta direi. Però invece su Word mi pare che ci fosse... No, perché queste qua sono delle liste in cui non posso inserire. No. Diciamo che ultimamente si tendono a usare meno. No, qui non c'è nessuna combo a scomparsa, nei due esempi che abbiamo. E questo è un caso. Scelte mutuamente esclusive in piccola quantità. Oppure... mutuamente esclusive, dati discreti, rappresentati, possono essere letti o descritti a parole, potenzialmente sono molti. Quindi più di 9, ma no, è una soglia indicativa, potrebbe essere 7, potrebbe essere 10. Allora, se ne ho tanti, cosa ho fatto qua? Beh, di fatto tra le varie alternative da usare è scomparsa, e sono scomparsi i radio button. Cioè, i radio button quando sono più di 7-8 non riesco a gestirli, sono troppi visivamente, impacciano lo schermo, visivamente sono difficili da distinguere, li metto poi troppo vicini, eccetera. C'era una vecchia regola del 5 più o meno 2, no? Una vecchia regola di usabilità diceva che in ogni elenco devono esserci 5 più o meno 2 voci, cioè da 3 a 7. Perché sono la quantità di elementi che una persona normalmente è in grado di tenere nella memoria a breve termine e quindi di considerarle nel suo complesso, tutti insieme. Meno di 3 non ha senso fare un elenco, perché è una scelta, sì, no, diventa, se ne ho solo 2, più di 7 non ha senso mostrarli tutti insieme, perché tanto non riusciresti a farglieli percepire contemporaneamente. Allora tanto vale metterli più ordinati, tipo un elenco, tipo una list box. Quindi di fatto questa slide ci dice, se ho tanti elementi, mettiamoli in una lista. E poi le varie tipologie di lista, semplicemente una lista con, se io devo poter o non devo poter inserire del testo, avrò la lista combo o non la lista combo, se ho spazio o non ho spazio, avrò la lista scomparsa oppure la lista non è sempre visibile. Qui sono le varie categorie. Quindi quando noi creiamo un'interfaccia, e diciamo l'utente qua deve inserire, che ne so, la propria età, abbiamo 6-7 modi diversi di farglielo inserire. Scegliamo quale. Se l'utente, diciamo l'utente deve scegliere il centro di costo a cui caricare la fattura, allora lì io mi devo chiedere, ma quanti sono i centri di costo con cui prevedo che il mio sistema dovrà lavorare? 8? 3? O 90. E questa informazione mi serve, perché a seconda della numerosità, della cardinalità di questi oggetti,
converrà a usare una scelta di interfaccia piuttosto che un'altra. Poi ci sono altri casi, i casi in cui le informazioni non sono rappresentate in modo rappresentabili in modo testuale, verbale, descrittivo, ma sono, si prestano meglio a essere rappresentate in modo grafico, tipo il calendario, tipo uno swatch, una tavolozza di colori possibili o di campiture possibili, che magari si prestano a una rappresentazione bidimensionale. Allora, in quel caso, vabbè, qui dice il contenuto non cambia quasi mai, posso avere un numero di elementi piccolo o anche ampio, e allora mi costruisco dei controlli, dei widget, uso dei widget pensati apposta, studiati appositamente per quelle tipologie di elementi, che poi possono essere a comparsa o non a comparsa, quindi sempre visibili oppure compaiono solamente quando seleziono l'elemento o su richiesta. Quindi per tutti i dati che sono sempre, qui dice, di tipo discreto, quindi scelgo un colore da un elenco di colori predefiniti. Non lo metterei in Photoshop questa cosa in cui posso scegliere un colore tra milioni di colori diversi. E infatti qua ce l'abbiamo. Questa è una list, cioè sempre presente, sempre aperta, in cui posso scegliere in modo bidimensionale dei colori. Questa in realtà non è fatta particolarmente bene perché i colori sono messi a casaccio. Word forse l'ha fatta un po' meglio, non me la ricordo. Sono molto più organizzati qua i colori, perché sono divisi per tinta e per saturazione. E tra l'altro sono i colori presi dallo stile con cui è stato costruito il documento. L'idea è sempre la stessa, vedete che in questo caso è una lista a comparsa, ma una lista bidimensionale, non più lineare. Non ho i nomi dei colori, ho la rappresentazione visuale. Poi vabbè, se ci vado sopra mi dà anche le coordinate, il nome del colore, la loro intensità, eccetera. Ma usa un controllo specifico e sfrutta Word in questo caso molto meglio di OpenOffice la bidimensionalità del controllo. Qui usa la bidimensionalità solo per impaccare tanti dati in poco spazio. Qui invece usa la bidimensionalità anche per rappresentare le relazioni tra i vari elementi. Poi, se voglio di più, ho un altro tipo di controllo che si sovrappone al primo, che mi permette di scegliere, però vedete anche questo di nuovo. Diceva perché un esagono? Perché i colori sono tridimensionali, componenti di rosso, verde, blu. Oppure se non mi basta ce n'è ancora un altro livello in più, che usano tutti in qualche modo rappresentazione. Qui sembra che quasi che non siano riusciti a decidere, no? I progettisti di Word, qual è meglio? Ma mettiamogliele tutte, no? E quindi ho sempre rappresentazioni bidimensionali, in cui la quantità di scelte possibili è molto maggiore. Qui non dico che è infinita, ma sono milioni di scelte possibili, perché poi per ciascuno di questi punti ho ancora il livello di saturazione da poter definire, e quindi sono effettivamente milioni di scelte possibili. Oppure un centinaio, oppure qualche decina. Quindi a seconda della quantità di elementi, qui sto sfruttando bene lo spazio bidimensionale o tridimensionale dei dati, che in questo caso sono dei colori che voglio rappresentare. Idem per il calendario, no? E anche lì si presta a essere rappresentato in mesi, giorni, settimane, come suggerito qua. Quindi sono tipologie di dati molto particolari su cui si può fare di meglio che non mostrarli in un elenco. Poi ci sono. Caso 4 è un caso, dice, alternative sempre esclusive, non scelte di frequente, quindi è un caso, un controllo che si permette di inserire dei dati ma che normalmente l'utente non cambia. Anche qua devo saperlo, in fase di progettazione mi devo chiedere normalmente, ok, io la mia classe ha 27 attributi, quindi devo permettere all'utente di poterli cambiare tutti i 27, ma quali sono quelli che cambia di solito?
e quelli a cui invece voglio dare meno importanza. Meno importanza vuol anche dire che posso permettermi di renderli un pochino più difficili da modificare o da impostare. Tanto è raro che lo faccia. E quindi usare lo spazio, il layout, la possibilità di interagire per facilitare l'uso dei valori, dei campi più frequenti, eventualmente mettendo in un angolino un pochino più scomodo quelli meno frequenti. Quello di Word ce lo dice proprio. No, questo è quello. Word ce lo dice proprio. Font, queste sono le impostazioni, e poi se sei un pignolo, rompiscatole, c'è anche Advanced dove ce ne sono delle altre, ma non mi aspetto che tu ci vada. Advanced. Allora, in questo caso, parla, ovviamente se sono dati ben noti, facili da ricordare, o predicibili e consecutivi, eventualmente anche poterli anche inserire direttamente, allora un modo potrebbe essere quello della cosiddetta spin box. Cioè sono delle caselline in cui c'è un numero e poi ho due frecce per aumentare o diminuire quel numero o quel valore. Allora, qui si capisce perché mi dice che i dati li devo ricordare, li devo già conoscere quali sono i dati, perché in questo caso non ho nessun ausilio per poter vedere quali sono i valori possibili. Posso solo andare avanti di uno o indietro di uno, oppure inserire a mano, no, con la tastiera un valore che so già quale voglia essere. Però non mi permette di scoprire i dati noti, ma perché si presuppone che io sappia già, che ne so, ore e minuti, e so che le ore vanno da 0 a 23, no? Di solito. Però se non deve essere impostato, posso risparmiare spazio in questo modo. Se non ho voglia di risparmiare spazio, beh, ci metto la solita combo in cui salti, che compare la lista dei valori possibili. Poi ci sono ancora anche dei casi nicchia, valori mutuamente esclusivi, ma dati continui, quindi finora abbiamo sempre parlato di dati discreti. Se parliamo di dati continui, possiamo usare, se non serve la precisione del numero, cioè se non devo inserire 3,14 per mettere pi greco, ma va bene un valore più o meno lì intorno, posso usare gli slider. No? Per regolare la luminosità del display c'è spesso quel controllo lì. Per regolare, l'abbiamo visto un attimo fa in Word, quando andavo nella parte più avanzata, per regolare la saturazione c'era uno slider, una frecciolina che si sposta avanti e indietro tra un minimo e un massimo. Poi se voglio impostare il valore numerico lo faccio qua, ma se voglio avere un valore indicativo lo posso fare spostandolo. Anche questa frecciolina, anche questa, diciamo così, bersaglio è una sorta di slider bidimensionale, no? Un po' più strano. Allora, in alcuni casi è possibile usare anche questi tipi di elementi. Un sistema informativo aziendale forse un po' meno, perché magari un dato mi serve preciso. Poi ci sono delle combinazioni strane, perché a volte ci sono degli slider con delle tacche, per cui non li posso spostare in continuo, ma li posso spostare solamente in alcune posizioni predefinite. Basso, medio, alto, altissimo. Quattro tacche, lo posso spostare solamente in una di quelle posizioni. Che è un altro modo di fare una lista di elementi in cui voglio evidenziare anche la relazione d'ordine tra gli elementi stessi. È un altro modo di fare una list box, sotto forma di slide. E poi c'è tutta la grossa casistica delle alternative non esclusive, e che di fatto ha pochi strumenti, ha poche frecce al proprio arco, perché lo strumento principe è quello del checkbox. Se ne ho poche. Se ne ho tante, lui mi dice usa una lista di selezione a selezione multipla, ma sappiamo bene che non funziona. E quindi la risposta che ci diamo è cerchiamo di evitarlo, se possibile, di aggirare il problema, di farlo selezionare in un altro modo, ad esempio seleziona una voce, clicca su aggiungi, seleziona un'altra voce, clicca su aggiungi, quindi lavorare sull'interazione, più passaggi di interazione, per evitare che in un singolo passaggio sia necessario selezionare un numero maggiore di uno di elementi appartenenti a un elenco molto ampio. E questi sono gli elementi di base,
che poi vanno inseriti in una grammatica visuale fatta di gruppi, di spazi, di vicinanza. E praticamente per ogni interfaccia grafica, prendete Windows, prendete il Mac, prendete Android, prendete iOS, ci sono dei manuali che spesso si chiamano style guide, guida di stile, che sono fatti da chi ha progettato il sistema per insegnare ai programmatori, ai progettisti di interfacce, come loro hanno concepito i widget a disposizione e come pensano, come ti suggeriscono di usarli. In modo che le varie applicazioni, per dire, implementate su Windows, abbiano tutte un'interfaccia dello stesso tipo, che usino tutte con le stesse convenzioni i widget che sono messi a disposizione. E se queste linee guida sono fatte di indicazioni sull'aggruppamento, sulla spaziatura, qui questo è chiaramente un gruppo di radio button, quindi mutuamente esclusivi, che sono le risposte possibili a questa domanda. Poi c'è uno spazio, sarà una domanda diversa, che però fa parte sempre di questa categoria di dati. Sono piccoli suggerimenti, piccole paroline messe qua e là. Non c'è da nessuna parte una frase lunga con scritto adesso per favore inserisci le caratteristiche del... No, tanto non la leggerebbe nessuno. Devo mettere dei piccoli suggerimenti per impostare il modello mentale dell'utente e fargli capire, guarda che quello serve a scegliere quell'elemento lì. Vabbè, poi ci sono i campi di testo per quanto riguarda anche la lunghezza stessa dei campi di testo, la dice lunga su ciò che l'utente percepisce di dover inserire. A volte molto brutto, si trovano dei form in cui i campi di testo sono tutti lunghi uguali. Il numero civico è lungo uguale all'indirizzo. Ma che senso ha? No, ti mettono a disagio queste cose. È proprio quello che l'interfaccia non deve fare. Ecco, a un livello superiore, questi blocchi tra di loro si organizzano. A livello di pagina, a livello di videata. E allora, anche lì, anche qui c'è una grammatica tipografica da rispettare. Io non so cosa c'è scritto qua, ma questo è un titolo, messo così, davanti a tutto a piena larghezza. Non so cosa c'è scritto qua, ma questo sicuramente è un elenco che raggruppa, è un elemento, non un elenco, un elemento che raggruppa quelli alla sua destra. Può essere un menu, può essere una scelta, e poi a destra ci sono i singoli elementi di dettaglio. Però questo è il papà di questi, per come è disegnato. Se non lo fosse, è disegnato male. Questi due sotto invece non c'entrano niente con i due precedenti. Quindi io, visivamente, questa immagine è fatta di tanti blocchi che sembrano disordinati, ma io la divido in quattro fasce orizzontali, visivamente. Un titolo, un fondo e due blocchi, questo e quest'altro, che sono appoggiati a sinistra attraverso questi due macro blocchi e a destra hanno dei blocchi di dettaglio. Questo è il dettaglio di questo, questi quattro sono il dettaglio dell'altro. Così abbiamo imparato a leggere. Non so se sia innato, se sia appreso, ma di fatto una disposizione di questo genere la decodifichiamo in questo modo. Perlomeno noi che leggiamo da sinistra a destra e quindi questi blocchi ce li vediamo appoggiati qua a sinistra. Quindi prima ancora di sapere cos'è, prima ancora di vedere, quando dicevo leggete in una lingua che non conoscete o sfocate la vista, deve essere chiaro che cosa si applica. Se c'è un elemento qua, un bottone ok, messo qui sotto, nell'ultimo blocco, si applica a tutta la pagina. Non c'è alternativa. Se è messo qua, si applica a questo blocco qui. No? Quindi, avere una gerarchia delle informazioni, una gerarchia delle azioni, che si rifletta anche nella gerarchia grafica. Ok, questi sono gli elementi che mettiamo nelle pagine, nelle videate. Che relazione c'è tra questo e i nostri casi d'uso? È molto stretta,
Perché se andiamo a ripassare cosa scriviamo nello scenario, nel main success scenario, nelle estensioni, del caso d'uso, noi descriviamo, l'avevo chiamata la partita ping pong, lo scambio di informazioni. Il sistema di informazione dell'utente, l'utente fornisce informazioni al sistema. Allora, prendiamo insieme questi due passaggi. Perché questi due passaggi, il sistema di informazione all'utente, seguito dal passaggio immediatamente dopo, in cui l'utente fornisce informazioni al sistema, questi due si devono convivere nella stessa videata. A un certo punto il sistema deve costruire all'utente, per l'utente, e mostrare all'utente, una videata che contenga contemporaneamente, nella stessa videata, le informazioni che il sistema deve comunicare affinché l'utente le possa vedere, e in questa stessa videata devo mettere anche i controlli interattivi, i bottoni, le checkbox, tutte queste cose che abbiamo visto, che permettano all'utente di fornire i dati che vogliamo che fornisca nel passaggio successivo, nell'interazione successiva. Quindi ogni due righe del success scenario c'è una videata. Poi dopo, quindi il sistema presenta qualche cosa, l'utente inserisce, quindi nella videata ci dovrà esserci le informazioni presentate dal sistema più le informazioni fornite dall'utente. Fatto questo, abbiamo un'altra coppia di righe in cui il sistema presenta altre informazioni e si presume che l'utente fornisca altre informazioni ancora, oppure anche solo una conferma, ma faccia qualche cosa. E quindi sarà un'altra videata che conterrà le nuove informazioni più le nuove azioni che il sistema deve permettere all'utente. E tutti i controlli che il sistema deve permettere all'utente devono però comprendere sia le azioni che l'utente può fare nel main success scenario, sia quelle che l'utente può fare come estensione. Perché se io non prevedo il bottone per dire annulla, non potrò scrivere nell'estensione l'utente può abbandonare. Perché poi come fa? Con la rivoltella? Quindi, noi abbiamo due livelli di coerenza che dobbiamo rispettare. Uno, dobbiamo essere coerenti con ciò che mettiamo nell'interfaccia rispetto alla descrizione che abbiamo dato del caso d'uso. Il mockup è una possibile declinazione grafica di come a livello grafico si scambiano le informazioni che a livello di contenuto, a livello astratto, sono già descritte nel caso d'uso, quali informazioni scambiare e quando. Io ti dico solo come. E questo è un aspetto di che cosa ci deve essere. Poi ricordiamoci che nel caso d'uso noi usiamo anche un linguaggio di alto livello. A un certo punto diciamo l'utente inserisce i propri dati anagrafici. Quali sono questi dati anagrafici? Dove sono scritti? Dove è detto quali siano i dati anagrafici? Nel modello concettuale. Il modello concettuale avrà un campo nome e un campo cognome? Allora servono due caselle di testo, una per il nome e una per il cognome. Se nel modello concettuale c'è un campo solo nome, o nome e cognome unico, allora mi basta una casella di testo unica in cui l'utente deve scrivere nome e cognome tutto insieme. Nel modello concettuale c'è la data di nascita o c'è l'età? E allora qua nell'interfaccia grafica dovrò mettere, no? Devo fare in modo che nell'interfaccia grafica compaiano gli elementi che sono atti a raccogliere o visualizzare i dati così come sono stati dichiarati nel modello concettuale. E quindi devono esserci una corrispondenza perfetta. Non uno a uno, perché magari ci sono alcuni campi che non mi interessano in quella fase lì, non li voglio acquisire tutti, ma solo alcuni. Però quelli che acquisisco devono essere coerenti dall'altra parte. Se nel modo concettuale un campo nome, uno cognome, e nell'interfaccia grafica ho un'unica casella che si chiama nome e cognome, non va bene. Perché poi immaginatevi quel povero sistema informativo che riceve la stringa nome e cognome e deve dividere in due campi il nome e cognome. E come fa? Non può. Quindi noi nel disegnare questa interfaccia dobbiamo innanzitutto rispettare il caso d'uso, implementare il caso d'uso, poi rispettare il modello concettuale,
E poi, già che ci siamo, cercare di massimizzare l'usabilità, quindi la scelta corretta degli elementi. Queste ve le ho raccontate in quest'ordine. Voi mi dite, ma perché? Sono due giorni che ce la racconti di usabilità e poi l'usabilità la metti per ultima. Perché il focus del corso non è proprio quello. Noi abbiamo voluto evidenziare l'importanza di questo aspetto, ma per poter dire, guarda che questa è una scelta che non è, è più usabile di un'altra, ha un'usabilità maggiore o minore di un'altra, dovremmo investire molto di più nel capire come si misura l'usabilità, quali sono i metodi, eccetera, e ci porterebbe fuori tema nel corso. Per cui questo requisito lo lasciamo a livello intuitivo, no? Cercate di ragionarci e fare in modo che sia usabile, mentre i primi due sono requisiti stringenti. Cioè, se li sbagliate vi conto errore, detto proprio in linguaggio molto grezzo, mentre quest'ultimo no. È chiaro che però l'insieme deve avere senso. Ok, e noi come facciamo a fare questo? Usiamo uno strumento che, se la rete ci assiste, si chiama Balsamiq. Balsamiq scritto con la Q. Questo è il prodotto più utilizzato, tra l'altro giovedì prossimo quelli di Telecom ci mostreranno che lo utilizzano, in senso, è utilizzato in senso commerciale proprio, da chi fa progettazione di interfacce, e è composto da due componenti diverse, un programma desktop che è più completo e una versione web online. La versione web è anche disponibile come versione demo di prova gratuitamente, e in più ne esiste anche, quindi potete registrare e provare a fare qualcosa, ma mi pare che sia limitata nel tempo questa demo, ma hanno anche questi signori un programma educativo, per cui li abbiamo contattati già l'anno scorso, li abbiamo chiesto e ci hanno abilitato un'area, di fatto hanno aperto un account in cui noi possiamo creare progetti, un numero limitato di progetti in cui lavorare, no, gratuitamente, per un anno, poi la cosa scade e dovremo chiedere se il corso ci sarà ancora, chiederemo di rinnovarlo e così via. Quindi noi, cioè all'interno del corso, abbiamo la possibilità di mettere a disposizione di ciascuno di voi un'area in cui creare i vostri mock-up, cosa che farete in laboratorio. Quindi in questa settimana a un certo punto riceverete delle mail da Balsamiq che dice sei stato registrato, le manderemo, registreremo ovviamente con l'indirizzo, quello ufficiale della didattica, con cui potrete entrare. E questo vale solo per l'interfaccia web, l'interfaccia desktop invece va pagata. E qui vedete ad esempio i ragazzi dello scorso anno avevano tutti un progetto che si chiamava così, col numero di matricola, no? Quindi voi avrete un taccuino all'interno del quale potete creare i vostri videate. Poi quelli colorati sono quelli pubblici, sono quelli che facevamo noi o in aula o in laboratorio con le soluzioni, invece questi grigi erano privati, ciascuno poteva vedere solo il suo, tranne noi che come amministratore del sito in teoria avremmo potuto vederli tutti, ma vi assicuro che non passavamo le sere a guardarli. E quindi lo strumento come funziona? Innanzitutto è organizzato in progetti e ogni progetto è composto da una serie di videate, di mock-up. Purtroppo per le limitazioni di questo account gratuito ciascuno di voi potrà avere un progetto solo. In realtà potrebbe anche averne 10, però li dovremmo creare noi a mano tutti e 10, dovreste chiederci creami un progetto nuovo, eccetera, diventa un po' complicato. Quindi lavorate dentro un progetto solo. Nella pratica invece bisognerebbe creare un nuovo progetto ogni volta che consideri un caso d'uso diverso. Quindi possiamo creare un progetto che si chiama esempio 2014,
posso mettere in descrizione prima demo di My Balsamic. Ah, My Balsamic è la versione web, si chiama My Balsamic. In aula, il 27.11. E qua, volendo, potrei condividere, dire quali sono le persone che hanno accesso a questo progetto e poi sceglierne il colore. L'anno scorso io i miei li facevo verdi. Diciamo che in questo passaggio di creazione di un nuovo progetto voi non avrete la possibilità di farlo. Dopodiché il progetto è costituito da molti mock-up. Allora, qui ti dice cosa devi fare. Crea un nuovo mock-up, invita dei collaboratori oppure rendilo pubblico. Quindi quando tu lo crei lo puoi vedere solo tu, poi puoi condividerlo con altre persone oppure renderlo pubblico a chiunque. Allora, poi volendo, dentro il mock-up cosa puoi inserire? Puoi inserire gli elementi che lui ti fornisce, che adesso li vediamo, che sono quelli classici dell'interfaccia, oppure altri elementi che lui chiama asset, che so, hai un logo di un'azienda, un'immagine di sfondo, qualche cosa di specifico, di elementi grafici da caricare, li puoi caricare, una volta che sono caricati li puoi usare all'interno dei mock-up. Però li carichi in modo centralizzato, in modo che siano condivisi tra i vari mock-up che crei all'interno del progetto. Ma questo va bene. Quindi immaginiamo, di costruire un nuovo mockup, quindi clicchiamo sul più, e con un po' di pazienza questa è l'interfaccia un po' sacrificata perché con la risoluzione del videoproiettore taglia un pochino, con cui lavoriamo. Questo è il canvas, il foglio bianco su cui si disegna. In alto ci sono i controlli disponibili. I controlli disponibili sono tutti qua, accessibili da questo catalogo completo, che può essere anche filtrato da queste etichette. Quindi queste etichette sono, se clicco qua mi dovrei far vedere tutti, perché non mi scrive niente lì, ma perché è tagliato, common, container, vabbè. Vedete che qua c'è ancora un bottone, ma non riesce a visualizzarlo tutto. Ah, non, voi non lo vedete perché il videoproiettore ne taglia ancora un pezzo, va bene. Comunque, l'interfaccia è questa, abbiamo tutti i controlli qua sotto che sono divisi per argomento. Quindi, ad esempio, nel big, se noi pensiamo all'applicazione web, partiamo quasi sempre da questa browser window, basta trascinarla sotto e mi imposta una sorta di finestra browser. Per ogni elemento dell'interfaccia, quando viene selezionato è possibile impostarne le caratteristiche, i colori, mostra o non mostra la scroll bar, sì o no, se sì, la vuoi più in alto, più in basso. Diciamo che in generale per ciascun elemento abbiamo una finestra di proprietà, di dettagli. E poi possiamo inserire all'interno di questo elemento altri elementi. Ad esempio il titolo. Ecco, qua ci sono tre modi di inserire, o selezionare di qua, o selezionare dall'elenco completo, oppure iniziare a scrivere qua. E questa è la tipica combo a scomparsa, title, in cui ci sono tutti gli elementi possibili, quindi poi se dopo un po' in cui si conoscono i nomi si fa in più fretta a scrivere una lettera o due e trovarli qua sopra. All'inizio per esplorarli, magari usate uno schermo un pochino più grande del mio e riuscite a vederli. No, scusate, non text input, ho sbagliato. Cancella, title. Quindi posso mettere il titolo. Posso mettere, facciamo finta di inserire, sto
pensando se abbiamo un caso d'uso già scritto con il main scenario fatto bene. Quello del bancomat, sono stufo di fare quello del bancomat. Qui hanno fatto, no, non avevamo fatto lo scenario. Vabbè, facciamo una cosa più semplice, anche perché il tempo non è molto. Possiamo, quindi immaginiamo di voler inserire dei dati anagrafici, ok? Quindi inserisci utente, inserisci utente, in cui inserisco dei campi, nome, cognome e categoria. Quindi devo accoppiare un'etichetta. Dove l'ho messa? Ad esempio nome con un campo di testo. Non text area, scusate, text area dà il campo di testo ampi, text input invece da un campo di testo stretto. Poi posso inserire un'altra etichetta label che metto qua, che chiamo cognome, quindi lo sposto un po' più in là, aggiungo un'altra text input e poi posso decidere duplica, questo è molto comodo, di indicare anche la categoria, e la categoria sarà scelta da un insieme di categorie possibili, per cui potremmo usare una combo box di questo genere. Poi all'interno di ciascun elemento ci sono poi delle sintassi per poter far comparire vari elementi, quindi ad esempio inserendo su più righe, poi è possibile creare tabelle, no, vediamo magari mercoledì meglio, alcuni degli elementi più avanzati. Questo lo posso visualizzare in modo presentazione, per cui se l'ho costruito, immaginiamo di voler fare usare ad utenti o commentare ad utenti, ha una modalità di presentazione in cui posso andare a evidenziare i vari aspetti, ma anche la possibilità di fare un minimo di interazione. Ad esempio, io posso aggiungere un bottone, qui ci sono le nostre checkbox, gli elenchi, i gruppi di checkbox, i colori, le date, insomma, c'è tutto quello che abbiamo visto in una versione browser-like essenzialmente. Il bottone potrebbe essere un ok e poi l'annulla. Questi due li facciamo larghi uguali perché è più bello così, e li affianchiamo e li spostiamo in basso. Allineandoli col fondo del resto, in modo che sia chiaro che se sono qua in fondo staccati si applicano tutto e non solamente un singolo campo. Ecco, è poi possibile creare, per dire, un secondo mockup che corrisponde alla videata a cui arriva l'utente premendo l'ok. Quindi noi possiamo salvare questo mockup, inserisci utente, vediamo un titolo, e lo vediamo qua a destra, compare l'elenco dei mockup che abbiamo creato.
Ogni mockup lo possiamo eliminare, oppure una funzione molto utile è quella del clone, che ne crea un duplicato. Questo perché molto spesso le nostre pagine avranno degli elementi in comune, si somigliano, quindi faccio bene la prima, poi la clone e vado a modificare chiaramente il contenuto interno. Quindi magari faccio un clone di qua, la rinomino, gli do un altro nome, la non ho ancora salvato, quindi non gli posso dare il nome. Quindi posso dire qua ad esempio inserimento riuscito, l'annulla non esiste e qua metto solamente riepilogo in cui non ho più la possibilità di inserire nome e cognome, ma avrò dei campi di testo in cui riporto qual è il nome di Tizio. Magari in grassetto, in modo che si distingua dall'etichetta. Ecco, ed è possibile associare, come dicevo, al passo dall'uno all'altro mockup. Quindi posso editarli passando da l'uno all'altro molto comodamente, e poi posso associare a questo bottone l'azione, vedete che qua c'è links, aspetta che salvo l'altro, perché se no non me lo lascia. Ok. Ecco qua, e qui mi dà tra i link possibili la pagina, l'altro mockup che ho appena creato. A questo punto lo posso salvare e andando a pieno schermo si vede che questo bottone si comporta come un bottone vivo, per cui posso fare giocare gli utenti. Ricordate quando parlavamo di prototipo? È qualcosa che somiglia al sistema vero, ha delle funzionalità limitate, però in qualche modo l'utente ci può interagire. Per avere un'idea, non può scrivere il nome qua dentro, ma capisce che deve scriverlo. Il bottone, se clicco questo dove va, va alla pagina successiva. Quindi riesco a creare una navigazione interna a questi mockup e in qualche modo accompagnare lo svolgimento del caso d'uso con gli opportuni link interni ai mockup. È chiaro che non c'è la possibilità di far sì che l'utente inserisca davvero pinco, pallino, e dall'altra parte si veda ciò che l'utente ha inserito. Non è interattivo da questo punto di vista, non può inserire, non posso riusare un dato. Lavorerò con dei dati finti, ma quel che conta è l'interazione e le due domande che ci eravamo fatti prima: cosa il sistema vuole dirmi, quali sono le informazioni che mi comunica e che cosa posso fare, quali sono le azioni, le interazioni che posso fare. Queste le posso provare. C'è la possibilità di fare anche. Io ho usato come container una pagina web, lui ha anche come contenitore un iPhone, ti fa scegliere il modello, ti fa scegliere l'orientamento, ti fa scegliere se vuoi o non vuoi vedere i menu di sistema, ti dà già le dimensioni, quindi ad esempio ti aiuta nel caso dell'applicazione mobile. L'Android non c'è, vero? Ovviamente se uno usa un'applicazione mobile cercherà di usare i controlli più adatti. Ad esempio gli switch on off, che sono classici delle interfacce mobili ma non delle interfacce desktop.
Ma questo è lo strumento, voi diciamo in questi giorni vi creeremo gli account in modo che poi ciascuno da mercoledì in laboratorio possa lavorare all'interno del proprio account per fare gli esercizi. Se volete cominciare a giocarci potete entrare in modalità demo e quindi usarlo in modalità gratuita limitata fino a quando non vi creeremo il vostro account, perché è questione di giorni. Mercoledì quello che faremo è di prendere l'esercizio dei casi d'uso sui quiz che avevamo fatto giovedì scorso, prendere uno dei casi d'uso, svilupparlo a livello di scenario e costruirgli il mock-up corrispondente, che poi è il lavoro che vi chiederemo di fare in laboratorio. Se non ci sono domande, vi saluto fino a mercoledì.